Benvenute, benvenuti. Siamo nuovamente con la Fondazione Franceschi e Movimento 23 per il terzo incontro del ciclo Leneide, Storia infinita dei migranti. Abbiamo già fatto l'incontro, abbiamo affrontato alcuni argomenti legati al tema della migrazione e adesso ne affrontiamo un altro. L'ultimo è stato quello sul caporalato, adesso ne affrontiamo un altro tema che ci riguarda come, ancora di più come nazione da tanti aspetti, dal punto di vista normativo, anche dal punto di vista culturale e sociale. Vi ricordo che questo è il terzo incontro, ce ne saranno altri, quindi vi invitiamo a seguire sia il sito della Fondazione Franceschi, sia la pagina Facebook, oltre che per guardarci, per guardare questi interventi, ascoltare i contributi dei nostri relatori, anche per poi essere informati sui prossimi appuntamenti, anche sugli argomenti dei relativi appuntamenti che poi andranno a chiudere questo ciclo. Oggi il titolo dell'incontro è Io sono italiano, gli stranieri e la cittadinanza. Questo gli stranieri l'abbiamo messo tra virgolette e ora capiremo anche perché, ma insomma si è già capito che parliamo di seconde generazioni, parliamo di un tema importante che divide purtroppo e non dovrebbe anche la politica, ma non solo. Abbiamo sentito parlare tante volte negli anni passati di seconda generazione, abbiamo sentito parlare anche delle proposte sullo Ius Soli e di come la politica non ha avuto coraggio, il coraggio di affrontare in maniera chiara questo tema, che è un tema che riguarda la crescita di una nazione, perché parliamo di cittadini italiani e parliamo di persone che vivono, nascono, vivono in questo paese e che non hanno gli stessi diritti dei loro connazionali. Ce ne accorgiamo ogni tanto quando a livello sportivo o in qualunque altro ambito qualcuno che è nato in Italia da genitori di altre nazionalità viene considerato un mito e poi però ci rendiamo conto che poi le persone comuni invece non vengono considerate tali, anzi ci sono addirittura delle limitazioni alla loro vita, al loro sviluppo anche personale, professionale nel nostro paese, che è anche il loro paese. Il nostro paese intendo ovviamente il paese di tutti quanti noi che siamo nati e cresciuti qui. Tra l'altro ci sono anche delle discriminazioni tra diverse nazionalità, perché questo molto spesso diventa un tema divisivo quando si parla di riconoscimento di diritti a cittadini che vengono da alcune parti del mondo, dall'Africa, dal mondo arabo, dal mondo dal Sud America, quando invece si tratta di persone che vengono da continenti diversi, da nazionalità particolari diverse, come per esempio gli Stati Uniti, tutto questo viene molto meno. Quindi c'è un tema molto ampio da affrontare anche su quello che è la coscienza culturale di questo paese. Ne parleremo con due persone molto valide che daranno un contributo importante al dibattito. Sono Tommaso Frattini, che è un economista e un esperto anche di economia delle migrazioni, che è un ricercatore, un docente universitario che è legato anche al network della Fondazione Roberto Franceschi. E poi abbiamo ospite Mohamed Talimoun, che è un sociologo, portavoce di Rete G2, che ha contribuito a fondare nel 2005. Io intanto saluto i nostri ospiti, buonasera a voi. Buonasera. Buonasera, grazie Benvenuti. Allora, dell'invito. partiamo subito da Tommaso Frattini, che ci parlerà di una ricerca particolarmente importante che dice tante cose anche sull'Europa e sull'Italia. Tommaso. Sì, grazie Massimiliano, insomma, intanto grazie per l'invito. Tu giustamente hai detto che parleremo di cittadinanza. Io qua faccio in realtà un passo indietro e vi volevo presentare alcuni dei risultati principali di una ricerca che ho da poco curato sull'integrazione degli immigrati di prima generazione nel mercato del lavoro europeo e in particolare sull'integrazione femminile delle donne immigrate nel mercato del lavoro europeo, che è un tema particolarmente importante per una serie di motivi che vedremo e rispetto a ciò che vedremo tra poco, fatemi aggiungere un altro. Adesso si parla tanto, comprensibilmente, della crisi ucraina, del conflitto in Ucraina e dei flussi di rifugiati che questo ha innestato e innesterà. La maggior parte delle persone emigrate dall'Ucraina sono donne in Europa e lo sono in particolare in Italia. Quindi credo che questi risultati possano essere interessanti anche come chiavi di lettura rispetto ai tipi di fenomeni migratori che vedremo nei prossimi, che stiamo già vedendo e vedremo le prossime settimane. E il primo dato che vi volevo mostrare, quello rappresentato in questa slide,
nella quale abbiamo riportato i diversi paesi europei e rappresentando con colori più caldi quelli nei quali il divario nella probabilità di occupazione tra immigrati nativi è più forte. In media in Europa, i migranti hanno una probabilità di occupazione di 10 punti percentuali inferiore rispetto a quella dei nativi. In Italia, che vedete infatti rappresentata con un colore azzurro chiaro, questo divario è inferiore di soli 4 punti percentuali, il che da un certo punto di vista per noi è una buona notizia, ma d'altra parte purtroppo questo è dovuto in larga parte al fatto che la popolazione italiana in genere ha una probabilità di occupazione piuttosto bassa rispetto alla media europea. La probabilità di occupazione dei lavoratori nativi in Italia è del 66%, mentre in Europa è del 76%, quindi i migranti in Italia fanno meglio in termini relativi rispetto ai migranti degli altri paesi europei, ma non fanno meglio in termini assoluti. Questo è il dato per tutta la popolazione immigrata, ma una caratteristica importante della popolazione immigrata è che in Europa è a predominanza femminile, cioè a livello europeo circa il poco meno del 52% dei migranti sono donne. Questo dato è ancora più forte in Italia, questo sbilanciamento di genere è ancora più forte in Italia, dove il 55% dei migranti sono donne. Quindi la popolazione immigrata in Italia è a predominanza femminile ed anche per questo è particolarmente importante soffermarsi sull'integrazione lavorativa delle donne immigrate. Una caratteristica delle donne immigrate in Europa è di essere più istruite rispetto agli uomini immigrati. Questo grafico riporta la percentuale di uomini immigrati con istruzione terziaria sull'asse orizzontale e di donne immigrate con istruzione terziaria, ossia istruzione universitaria, sull'asse verticale, e vedete che tutti i punti, ogni punto in questo grafico corrisponde a un paese, tutti i punti sono nella parte alta di questo grafico, sopra alla bisettrice, che vuol dire che le donne immigrate hanno una percentuale, hanno probabilità di essere laureate superiore in quasi tutti i paesi europei, con la sola eccezione della Romania, superiore rispetto a quello degli uomini immigrati. In media in Europa il 31% delle donne immigrate ha un diploma di istruzione terziaria contro il 28% degli uomini immigrati. In Italia, come vedete in questo grafico, l'Italia è in basso a sinistra, il livello di istruzione è più basso, il 17% delle donne immigrate hanno un'istruzione universitaria contro il 10% degli uomini immigrati. Si potrebbe pensare che grazie a questo maggiore livello di istruzione le donne immigrate abbiano degli outcome sul mercato del lavoro migliori rispetto a quelli degli uomini. Così non è. A livello europeo il differenziale nella probabilità di occupazione tra uomini immigrati e donne immigrate è 17 punti e mezzo percentuali, che fa da contraltare, diciamo, a un gap di genere nella probabilità di occupazione dei nativi di 11 punti percentuali, cioè anche tra i nativi, ovviamente, gli uomini hanno una probabilità di occupazione superiore a quella delle donne, ma questo gap è maggiore tra i migranti. In Italia la situazione è ancora, il gap è ancora maggiore, come vedete in questo grafico. In Italia il differenziale nella probabilità di occupazione tra uomini immigrati e donne immigrati di 28 punti percentuali. D'altra parte in Italia è molto forte anche il gap di genere tra i nativi, che è di poco meno di 20 punti percentuali. Un altro aspetto importante ovviamente dell'inserimento lavorativo è non solo la probabilità di occupazione ma anche il reddito, e questi due grafici affiancati mostrano come gli uomini immigrati e le donne immigrati si distribuiscono su diversi decili di reddito dei paesi in cui vivono. Cosa sono i decili di reddito? Sono gruppi di persone se noi ordiniamo tutte le persone da chi guadagna di meno a chi guadagna di più in un paese, li dividiamo in 10 gruppi. In questo ordine abbiamo nel primo decile il 10% con reddito più basso, nell'ultimo decile, nel decimo decile, il 10% con reddito più alto. Vedete che gli uomini immigrati hanno sono meno del 10%, circa il 5% gli uomini immigrati nel decile di reddito più basso e un po' più del 10% nel decile di reddito più alto.
Per le donne immigrate invece è una situazione opposta, c'è una forte concentrazione dei domicili di reddito più bassi e una forte sottorappresentazione dei domicili di reddito più alti. Questo in parte riflette una diversa distribuzione di genere che è simile anche tra i nativi, ma è molto meno estrema, come vedremo tra un secondo. E inoltre, un altro dato importante è vedere l'Italia rispetto alla media europea. L'Italia è rappresentata da questa linea rossa e, come vedete, in Italia le donne immigrate hanno una concentrazione dei cili di reddito più bassi estremamente maggiore rispetto a quella europea, quasi il doppio la concentrazione nel primo decile in Italia rispetto a quella europea. Come vi dicevo, la probabilità di occupazione delle donne e degli uomini immigrati, la probabilità di avere un reddito nel primo decile per gli uomini e per le donne immigrate superiore rispetto a quello degli uomini e delle donne native. Il differenziale nella probabilità di occupazione, molto nella probabilità di essere nell'ultimo decile di reddito, è molto maggiore per le donne tra le donne che tra gli uomini, cioè le donne immigrate hanno la probabilità di essere nel decile più basso del reddito, che è di 8,5 punti percentuali maggiore rispetto a quella delle donne native, mentre per gli uomini immigrati il differenziale è di meno di 2 punti percentuali. Perché le donne immigrate hanno questa forte sovrarappresentazione nella parte bassa della distribuzione del reddito? Questo grafico scompone il divario totale, il gap totale, in una parte che è dovuta alle caratteristiche individuali, il livello di istruzione, la distribuzione per classi di età, ma queste caratteristiche individuali spiegano meno del 7% del gap totale, quindi una parte molto piccola. Una gran parte del divario è dovuta al fatto che le donne immigrate sono concentrate in alcune occupazioni a basso reddito, poco qualificate e a bassa retribuzione, quindi quasi 2/3 del divario totale nelle retribuzioni è dovuto al fatto che le donne immigrate sono sovrarappresentate nelle occupazioni meno qualificate e meno retribuite del mercato del lavoro dei paesi di destinazione. Tuttavia un ulteriore terzo, e questo è un altro dato importante, rimane non spiegato, quindi c'è questo 32% non spiegato lo svantaggio salariale che le donne immigrate hanno anche una volta che vengono confrontate alle donne native con le stesse caratteristiche in termini di istruzione, di età e che svolgono lo stesso tipo di lavoro. Quindi c'è un terzo del divario che non riusciamo a spiegare né attraverso il tipo di lavoro né attraverso le caratteristiche individuali. Questo era un po' quello che vi volevo mostrare brevemente, ovviamente la ricerca è più ricca, ma questi erano alcuni punti cruciali. Quali sono quindi i messaggi principali da portarsi via secondo me? Prima di tutto il doppio svantaggio lavorativo delle donne immigrate, dove per doppio svantaggio intendo lo svantaggio di essere donne e lo svantaggio di essere immigrati. Esistono entrambi gli svantaggi, qua questi si sommano e anzi si moltiplicano questi svantaggi. Le donne immigrate hanno un livello di istruzione superiore rispetto a quello degli uomini immigrati, ma questo non basta a garantire un migliore inserimento nel mercato del lavoro. C'è una concentrazione in lavori a basso reddito che è molto forte, come abbiamo visto, e anche molto persistente, nel senso che non è un lavoro a basso reddito il primo lavoro che si trova appena arrivati nel paese per poi progredire sulla scala occupazionale. Molto spesso quello è il primo e l'ultimo tipo di lavoro che le donne immigrate riescono a trovare. E infine, fatemi sottolineare, la situazione dell'Italia, che è una delle peggiori rispetto al resto di altri paesi europei, quelle dove i divari tra immigrati nativi e i divari di genere sono più pronunciati rispetto alla media europea. Grazie Tommaso Frattini. Tra l'altro, insomma, fotografia non positiva del nostro paese, e questo poi ci rimanda al discorso della cittadinanza, ne parleremo magari dopo, ci torniamo dopo, anche per approfondire ancora di più quello che è il risultato di questa ricerca. E adesso darei la parola a Mohamed Talimoun, che invece ci parla del tema che abbiamo annunciato, più strettamente collegato alle seconde generazioni, quindi alla cittadinanza di chi vive in Italia, è nato in Italia, è cresciuto, ha studiato, e quindi nonostante questo, a differenza di dove avviene in altri paesi, si trova in condizioni complicate anche sul piano legislativo, ma ne parleremo meglio di me momentaneamente. A te la parola.
Sì, no, allora la questione della cittadinanza è una questione sicuramente rilevante per tutte le seconde generazioni, ma io prima di tutto partirei da una questione, diciamo, un po' anche di definizione. Intanto partirei dal fatto che il contesto di cui parlava il collega che mi precedeva prima è il contesto, insomma, delle prime generazioni, no? Che arrivano in Italia e si trovano in questa situazione di gap, no? Di scostamento rispetto alla realtà, alla situazione di accoglienza. Poi ci sono le seconde generazioni che crescono qua in Italia in un contesto in cui, da un certo punto di vista, non hanno riconoscimento di diritti formali. Dall'altro tentano anche di, in qualche modo, ottenere o comunque vivere la loro vita come i loro coetanei italiani autoctoni. E la questione della formazione, come veniva sottolineato da chi mi ha preceduto, è una questione fondamentale. Quindi la questione della scuola è una questione, è un punto nodale fondamentale. Infatti, uno dei temi che è emerso ultimamente, oltre a quello della cittadinanza, di cui adesso vi parlerò, insomma, brevemente vi farò un riassunto, è la questione della formazione scolastica, quindi della segregazione scolastica dei figli di immigrati, che è un tema di cui si parla poco, però ahimè è un tema invece molto importante. Per segregazione scolastica intendo fondamentalmente il fatto che fino a un certo punto i figli di immigrati, le seconde generazioni, fanno lo stesso percorso dei loro coetanei italiani, poi immancabilmente invece di iscriversi nei licei e quindi poi andare all'università, finiscono per fare i percorsi negli istituti tecnici o nella la formazione professionale e quindi di fare un percorso separato rispetto a tutti gli altri. Questo in realtà non vuol dire. Non è per criticare la formazione tecnica o gli istituti di formazione professionale, ma semplicemente per dire che comunque rispetto ai momenti poi di crisi o di cambiamenti, insomma, importanti del mercato del lavoro, sono meno attrezzati rispetto ai loro coetanei per poi potersi riciclare o potersi attrezzare per il nuovo mondo del lavoro. Mentre invece per quanto riguarda, ed è questo legato alla questione della cittadinanza, per quanto riguarda la questione della cittadinanza, ora molti sanno, non tutti sanno in realtà, però molti sanno che in Italia la cittadinanza è regolata da una legge che esiste dal 92, che è la legge 91, che permette la trasmissione della cittadinanza tramite lui ius sanguinis, cioè la cittadinanza per diritto di nascita, no? Se sei italiano o hai un genitore, un avo italiano, ottieni la cittadinanza italiana. Mentre invece per chi arriva da piccolo in Italia o cresce in Italia, il meccanismo di cittadinanza permette poche scorciatoie, cioè poche possibilità. O la ottieni perché sei nato in Italia e al compimento del 18° anno di età dimostri la presenza ininterrotta sul territorio nazionale. O altrimenti devi fare tutto quel percorso per cui devi dimostrare 10 anni di residenza, un reddito sufficiente e tantissime altre documentazioni che ti chiede la burocrazia italiana per poter dimostrare di essere degno, diciamo, fra virgolette, di essere cittadino italiano.
Ora, tutta questa roba qua, diciamo in qualche modo negli anni ha permesso che più di 1,5 milioni di figli di immigrati di seconde generazioni fossero considerati, per esempio, cittadini stranieri nel loro paese, no? Questo è più o meno lo stock di seconde generazioni che di volta in volta aspettano di essere, di diventare cittadini italiani. Adesso in discussione da anni, insomma, varie riforme, adesso ultimamente, insomma, la Camera ce n'è un'altra ennesima di discussione, al dibattito un testo che permetterebbe, fra varie, insomma, incertezze, lacune, eccetera, la possibilità di diventare cittadini italiani ai figli di immigrati, però rimane comunque questa questione che si trascina da anni, con ricadute, come dicevo prima, sul contesto della scuola di cui si parlava prima, che riguarda la formazione, che riguarda le prime generazioni, ma coinvolge anche le seconde generazioni. Ricadute in realtà anche su la possibilità poi di stabilizzare queste seconde generazioni nel loro paese, perché che è l'Italia, perché da una parte, insomma, ci sono anche molti studi, molti indagini che dicono che le seconde generazioni molte volte appena riescono a ottenere questa benedetta, insomma, cittadinanza italiana, poi un po' perché stufi, un po' perché cercano altre possibilità, come i loro coetanei italiani, poi alla fine cercano fortuna all'estero, in altri paesi europei. Sta di fatto che in un modo o nell'altro l'Italia riesce a diventare, diciamo, come si diceva una volta, una matrigna, insomma, sia per gli autoctoni italiani, sia per le seconde generazioni che crescono qua in Italia. Un'altra riflessione che mi viene da fare è che uno dei pochi diciamo canali in cui le seconde generazioni riescono si sono riusciti a esprimere, insomma, nel corso degli anni è paradossalmente quello dello sport. L'attività sportiva è una delle attività in cui le seconde generazioni, a parte il calcio, le seconde generazioni si sono riusciti a esprimere, diciamo, di più nel corso degli anni, perché in qualche modo, insomma, riescono a partecipare o iscriversi, diciamo, a gare o comunque essere selezionati nei campionati minori, eccetera, e per lunghi anni sia il CONI sia le varie federazioni hanno impedito, tramite, insomma, con la scusa del fatto che la cittadinanza italiana era un vincolo per gareggiare nei vari campionati nazionali, poi partecipare quindi a competizioni internazionali, hanno impedito alle seconde generazioni di poter gareggiare ai livelli superiori. Questa cosa qua è stata superata in realtà recentemente nel 2016, perché è stato concesso alle seconde generazioni di iscriversi alle federazioni nazionali, di gareggiare anche a livello nazionale nelle varie federazioni. Infatti abbiamo poi visto, insomma, l'esplosione di campioncini di origine straniera che calcolano, insomma, le piste, i campionati, eccetera. Grazie, intanto, ma proprio su questo, no? Perché non volevo perdere poi questa riflessione. Proprio lo sport, abbiamo assistito in questi ultimi anni, basta pensare all'anno scorso, no? Nell'atletica leggera con i Jacobs che vince, fa il record, cioè vince la medaglia d'oro ai 100 metri.
Il 4%, le 2 su 4 erano seconde generazioni e tanti altri atleti, no, che stanno emergendo. Il calcio, sì, già da prima, perché diciamo... E poi abbiamo visto per tanto tempo appunto questa chiusura, no, che già in altri paesi invece portava tantissime medaglie sportive. Basti pensare alla Francia, viene da pensare alla Francia campione del mondo di calcio di qualche anno fa, che era costituita quasi interamente da giocatori di tante origini diverse, ma pienamente, orgogliosamente francesi. Ecco, perché in Italia questo passaggio culturale non c'è? Basti vedere quello che succede anche nel calcio, che vabbè, è un mondo particolare rispetto ad altri sport, ma tanti giocatori non neanche nati in Italia sono diventati campioni del mondo e nessuno ha detto nulla. Poi abbiamo i casi come Balotelli o altri, invece hanno dovuto quasi combattere per convincere gli altri di essere italiani. Come te lo spieghi? Cioè, qual è l'elemento culturale che frena questo passaggio in avanti dell'Italia, al di là degli aspetti normativi, legislativi, che ovviamente hai benissimo ben esposto? Allora, intanto c'è un paese che era simile all'Italia, che è la Germania, che nel 2000 aveva fino al 2000 aveva una legge per la concessione della cittadinanza simile, se non addirittura ancora più restrittiva, che poi l'ha cambiata improvvisamente, e infatti la nazionale tedesca, rispetto alla nazionale che noi ci ricordiamo, io sono del 73, rispetto alla nazionale che ci ricordiamo prima, è completamente diversa, no? Adesso insomma rispecchia il paese Germania, no? Perché senti i nomi e vedi anche visi diversi, no? Perché nel frattempo è emersa tutta una generazione di calciatori che militavano prima nei campionati tedeschi, che erano costretti per giocare a militare nelle squadre di origine dei propri genitori, dei propri nonni, no? I vari giocatori di origine turca, eccetera, o di origine africana, di origine araba. Ha cambiato la legge e la squadra nazionale tedesca rispecchia più o meno il paese Germania, per come dal punto di vista della composizione demografica e sociale. L'Italia è un paese che invece ha fatto scelte completamente diverse. Intanto la federazione gioco calcio è una federazione che è fatta di tanti potentati, in cui le varie federazioni eccetera controllano e impediscono che i vivai, non vogliono che i vivai siano rispecchiano anche nella nazionale la composizione del paese. Se tu vai in un qualsiasi vivaio di una qualsiasi media o società, insomma, a nord eccetera, vedi facce eccetera di tutti i colori, poi vedi le squadre, sono un'altra roba, e lì pescano le varie nazionali, ma così anche le federazioni. Quindi sono proprio scelte politiche, perché poi le nomine delle varie federazioni sono nomine politiche, e quelli poi decidono come deve essere la selezione delle varie federazioni nel selezionare proprio il personale, gli atleti, eccetera. Questa è la scelta dell'Italia, non pragmatica ma politica. La scelta in Germania è stata completamente pragmatica, perché la Germania, un paese simile a noi, per questo faccio il paragone, perché aveva una legge uguale, demograficamente si sentiva un paese vecchio come l'Italia. E a un certo punto hanno detto: se noi vogliamo contare in Europa con il peso che vogliamo avere attualmente, dobbiamo assolutamente avere più persone, cioè dobbiamo avere più cittadini tedeschi, di qualsiasi colore essi siano, che parlano tedesco, si sentono tedeschi e si comportano come tedeschi e portano in alto, come dire, i colori della Germania. Ecco, semplicemente questo. E hanno fatto questa scelta, hanno cambiato la loro legge e hanno cominciato a... La Germania, quando c'era l'emergenza siria, ha preso siriani, aveva naturalizzato tutti i turchi che erano in Germania, adesso si prenderà, insomma, una fetta di ucraini. Invece l'Italia è un paese che si sente anziano
e vuole comportarsi da paese anziano. E non si apre. Sì, che non si apre. E Balotelli, infatti, per quello che facevo l'esempio del calcio, sì. Balotelli è l'unica, una delle poche eccezioni per tanto tempo è stato. Infatti, sì, sì, sì. Presentavano tutti gli striscioni, no? Non esistono negri italiani, mi dispiace sì. dire questa frase. Ricordiamo bene. Poi, insomma. Grazie, Mohamed. Allora, Tommaso, invece, tornando anche alla tua ricerca, forse l'ha già un po' detto Mohamed, ma io vorrei un po' specificare perché il quadro che tu ci hai fornito, che è abbastanza negativo, no? Posso aggiungere anche che è desolante per un paese che si professa moderno, delle prime generazioni poi influenza anche, ovviamente incidendo sulla cittadinanza, sulla piena cittadinanza, influenza anche lo sviluppo delle seconde generazioni, anche il pieno inserimento nella non soltanto nella società italiana, ma io, come dicevo, anche io sono convinto delle scelte politiche, anche nella in una corretta narrazione politica del tema delle seconde generazioni. Sì, effettivamente le due cose si tengono molto, nel senso che mi sembra che l'Italia ha un'impostazione dell'immigrazione come se non si volesse riconoscere che l'Italia è un paese di immigrazione come il resto dei paesi europei, per cui l'unica legge che abbiamo fatto sull'ottenimento della cittadinanza, se ricordate, è stata la legge che ha facilitato l'ottenimento della cittadinanza agli immigrati italiani in Sud America, che possono ottenere la cittadinanza italiana molto facilmente, anche senza aver messo mai piedi in Italia, perché è molto più facile diventare cittadino italiano se si ha un bisnonno italiano che non se si è ma non si è mai messo piedi in Italia, che non se si è nato in Italia, paradossalmente. Quindi, e questo si riflette, diciamo, a cascata su tutto il resto. Abbiamo una politica migratoria che è un'assenza di politica migratoria, una politica migratoria che si basa su un susseguirsi di emergenze, no? Anche la nostra storia di tenere le porte chiuse all'immigrazione regolare in larga parte, salvo fare sanatorie di tanto in tanto, perché poi bisogna prendere atto di come della situazione sul campo, sanatorie che ultimamente poi diventano, ci si vergogna a farle, quindi le si fa sempre in maniera più restrittiva e sono anche un mezzo fallimento. Abbiamo un quadro che di fatto non facilita l'integrazione, non attrae neanche le persone a venire in Italia, perché non è un paese dove sia piacevole andare a trasferirsi, visto la difficoltà anche solo banalmente difficoltà burocratiche di avere il permesso di soggiorno, di rinnovarlo, di fermarsi, di iscrivere i figli a scuola, di ottenere la cittadinanza. Sono tutte cose che spiegano anche in parte perché l'altro dato che vi facevo vedere, che è abbastanza rilevante, è il basso livello di istruzione dei migranti in Italia rispetto a quello degli altri paesi europei. È vero che anche gli italiani, cioè peraltro, prima questione, i cittadini italiani sono tra gli europei con i livelli di istruzione più bassi, ok? Soltanto la Romania ha una percentuale di laureati sulla popolazione più bassa rispetto a quella italiana, con un reddito pro capite che è molto diverso dal nostro, però. Quindi abbiamo un basso livello di istruzione tra la popolazione autoctona, che si riflette anche sul basso livello di istruzione della popolazione immigrata. In più, effettivamente, un migrante che vuole venire in Europa con un altro livello di istruzione, così come gli italiani istruiti, come diceva anche Mohamed, anche le seconde generazioni, no? Prendono la cittadinanza, dopodiché possono andare all'estero, no? La cittadinanza italiana, perché è più facile andarci, come vanno, infatti i giovani italiani istruiti vanno all'estero, anche i migranti ex europei preferiscono altre destinazioni. Quindi c'è un insieme di fattori, no? Che rendono la trattazione dell'immigrazione in Italia un po' schizofrenica da questo punto di vista, se posso usare questa parola. Un susseguirsi di emergenze che ci pongono sempre avanti poi a dover gestire l'emergenza dell'ultimo momento, un impianto della cittadinanza assolutamente obsoleto, ma anche degli ingressi, una regolamentazione
dell'ingresso per degli ingressi regolari in Italia sono strettamente in maniera estremamente stretta legata al possesso già di un lavoro ex ante. Anche lasciando da parte il fatto che i decreti flussi negli ultimi anni non siano praticamente mai stati fatti, ma anche quando erano fatti, venivano fatti sulla base dell'ipotesi che l'incontro tra domande e offerte di lavoro avvenisse prima dell'arrivo in Italia. Quando si è tentato, ancora nel 98, con la Turco Napolitano, di inserire in maniera molto limitata, molto piccola, l'istituto dello sponsor, c'era questa possibilità di permessi per ricerca di lavoro garantiti da uno sponsor che appunto lasciasse una cauzione per garantire che il migrante che veniva a cercare lavoro in Italia si potesse autosostenere e poi dopo uscisse dal paese se non trovava lavoro. Questo è stato fatto un po' quasi di nascosto, perché ci si vergognava a metterlo, in maniera molto limitata, e praticamente la prima cosa che è stata eliminata non appena si è messo mano al testo unico sull'immigrazione con la Bossi-Fini, che di fatto rispecchia l'impianto della Turco-Napolitano in maniera, cioè, più restrittiva, è subito stato tolto questo. Quindi abbiamo un sistema paese che, come secondo me, se non volesse accettare di essere cambiato rispetto a quello che era 40 anni fa. Il cambiamento non è tra l'altro una cosa strana, diciamo, un cambiamento va nella direzione presa da tutto il resto dei paesi europei, cioè rimaniamo indietro, rischiamo di perdere il treno che altri paesi hanno preso. Chiaro, grazie. Io credo che abbiamo pochi minuti, vorrei fare una domanda a entrambi, però ovviamente risposte molto rapide perché stiamo per chiudere, ci sarebbe tanto da dire comunque, diciamo, purtroppo il tempo è tiranno, mi sul dire. Io una domanda l'avrei per entrambi, che riguarda invece quello Ius Soli, no? Perché il discorso che puoi fare tu, Tommaso, si può anche collegare agli arrivi, appunto, che ci sono anche normalmente dai paesi extraeuropei, e anche il fatto che molti dei migranti che oggi arrivano, magari quelli più istruiti, non vedendo possibilità in Italia, spesso anche legate al titolo di studio che non mi è riconosciuto, preferiscono utilizzare l'Italia come paese di passaggio, quindi c'è anche un po' questo che si sta incidendo verso il livello di istruzione. Ma per chi invece, appunto, nasce in Italia, ci sarebbe comunque lo Ius Soli, che la politica non vuole, e né una parte la vuole dichiaratamente, né un'altra parte di fatto poi si impegna fino in fondo per applicarla. Perché, secondo voi, quali sono le vostre idee in proposito? Perché fa paura lo Ius Soli? Chi vuole rispondere prima? Mohamed. Ma io in realtà non c'è una risposta, cioè, da una parte la politica non a una certa politica non piace lo Ius Soli, perché è un argomento di propaganda elettorale semplicemente, quindi la classe politica, diciamo, non piace trovare delle soluzioni definitive ai problemi. Come diceva prima Tommaso Frattini, secondo me coglieva perfettamente il punto. Da un certo momento in poi la politica piace gestire tutto l'argomento immigrazione, ma questa è una cartina tornasole di tutto quello che affronta la politica. Piace gestire questi argomenti fondamentali, diciamo, della società italiana come emergenza continua, no? Mettere mano alla questione della cittadinanza, legge della cittadinanza, significa affrontarla in modo definitivo, più o meno, no? Mettere, sistematizzare e dire che società si vuole. Fare una domanda del genere alla classe politica attuale è come dirgli: tu che vuoi? Non saprebbero che risposta dare, perché è meglio navigare a vista piuttosto che dare risposte definitive. Poi sull'argomento formazione e immigrazione all'estero, io comunque voglio sottolineare il fatto che un paese come l'Italia, che si è inventato un numero, come si diceva prima, credo Frattini diceva giustamente, un numero così basso di laureati, si è inventato il concetto negli anni 70 di disoccupazione intellettuale, no? Cioè,
è un paese sistematicamente costretto a far immigrare una fetta importante dei suoi laureati all'estero. Cioè, questo è. Ora, il gioco era a somma zero finché erano laureati formati all'estero, con i nostri genitori, eccetera, che venivano qua in Italia con un titolo e lo devi semplicemente riconoscere, no? Tanto il costo della formazione è tutto all'estero. La cosa diventa costosa quando sono laureati come me, come altri, eccetera, che tu hai pagato la formazione qua in Italia, e li devi pure mandare, come dire, a lavorare a Bruxelles, a Parigi, eccetera. Ma li hai formati qua. E il resto del mondo dice, ma come, questi li hai formati nelle università italiane, centri di ricerca italiani, e ce li mandi qua a gratis a lavorare per noi. Cioè, questa è la beffa, secondo me. Questa è la cosa che dovrebbe essere imputata alla politica. Così come per i cittadini italiani, i giovani italiani. Cioè, a quello si sommano anche le seconde generazioni, che appena ottengono il passaporto vanno all'estero, con un titolo di studio ottenuto in Italia, che all'estero è considerato una roba di grosso valore, perché un titolo ottenuto alla Sapienza o alla Bocconi o alla Statale di Milano, eccetera, non è una roba che... cioè, è una roba valutata, considerata di pregio. Quindi questa è la questione, secondo me, a cui la politica dovrebbe rispondere fra le varie cose. E si avrebbe un tema infinito anche lì. Tommaso, in conclusione anche il tuo pensiero. No, sì, sulla questione di Ussoli credo anch'io che il motivo principale per cui non viene affrontata sia il timore da parte di ampi settori, diciamo così, della classe politica, che sia un argomento che fa perdere voti sostanzialmente, un argomento divisivo e che porta a perdere consenso. Credo che non ci siano altri lenti attraverso cui leggere questo rifiuto, perché se no sarebbe del tutto irrazionale, perché è un rifiutarsi, appunto, è come una negazione della realtà, il rendere così complesso l'ottenimento della cittadinanza a così tante persone non ha nessun'altra motivazione, non è neanche una cosa che sia nell'interesse né dei cittadini italiani, figli di genitori italiani, né della classe politica, né dello Stato, per cui non ha nessun altro motivo se non che c'è questo timore, io ritengo in buona parte ingiustificato, da parte di tutte le forze politiche, anche quelle che progressiste, che dovrebbero essere più aperte su questi temi, di toccare il tema della cittadinanza, il tema dell'immigrazione in generale, è un tema ritenuto tossico e che espone a polemiche troppo forti, per cui si cerca di evitare di parlarne. Appunto, è stato citato prima il caso della Germania. La Germania non è un paese particolarmente aperto, storicamente diciamo aperto all'immigrazione. Poi a un certo punto, nel 2000, hanno detto però qua abbiamo queste seconde generazioni, dobbiamo fare qualcosa, hanno introdotto tra l'altro uno ius soli per modo di dire, perché è soltanto per chi ha genitori che vivono nel paese da almeno 10 anni, un certo numero di anni, adesso non ricordo i dettagli, però ci sono tutti uno ius soli molto molto qualificato, diciamo. Una legge del tutto, a mio parere, persino troppo timida, e però non da noi sembrerebbe... al di fuori della fattibilità politica. E questo dimostra anche la debolezza della politica, del sistema politico italiano, cioè, perché avere paura di affrontare un tema che attiene ai diritti, avere paura, diciamo, giocarsi tutto sul piano del consenso elettorale, dimostra davvero come poi l'interesse collettivo venga meno e quindi prevalgano logiche sul lungo termine, non ci porteranno sicuramente nulla di buono. Io vi ringrazio tantissimo, Mohamed, Tommaso, Frattini, Mohamed Halimoun, per i vostri preziosissimi contributi. Speriamo di aver dato tante informazioni, anche un punto di vista complessivo per quanto possibile in questo tempo ridotto a chi ci ha ascoltato. Quindi grazie a voi innanzitutto. Grazie. Grazie per l'invito, grazie. E per quanto riguarda il nostro ciclo di incontri, vi invitiamo appunto a continuare a seguire le pagine web e la pagina Facebook della Fondazione
Roberto Franceschi, anche l'account Instagram, per essere sempre informati sui prossimi appuntamenti. Questo era soltanto il terzo, ce ne saranno ancora altri con altri relatori e con altre tematiche legate al tema dell'immigrazione. Speriamo davvero che un giorno si possa veramente arrivare a una soluzione non soltanto normativa, che è importante, ma ripeto, anche una questione culturale, perché è veramente assurdo che persone che sono in Italia, che crescono, vivono, che parlano i dialetti tante volte, non debbano avere un riconoscimento pieno. Magari chi invece non è mai stato in Italia, è figlio di bisnonni o trisavoli italiani, abbia maggiore facilità di ottenere la cittadinanza. Chiudo con una speranza che mi mise un po' in testa da un caro collega, un giornalista molto bravo, quando mi disse che lui ha una settantina d'anni, che quando lui era ragazzo nelle classi non c'era nessun ragazzo di origine straniera, non c'era nessun nero, si parlava dei neri in quel caso, e quindi il nero diventava qualcosa che faceva paura, qualcosa di alieno, di estraneo. Oggi per fortuna molti ragazzini, molti bambini vivono in classi miste, e questo permetterà anche di superare queste differenze. Quindi speriamo davvero tanto che il futuro e il tempo siano più forti della politica, che invece queste forze non ha. Grazie a tutti, buonasera e alla prossima.